piccoli anceli miei. Benvenuti nel comunicamuori di servizio! Papparapà! Un altro? Questo era quello previsto per i 6 anni del canale! Yeah! Sesto anniversario che coincide più o meno col raggiungimento delle 100 milioni di views. Fatte con circa 150 video, non 1500. 150. Qual è la media dei views a video? Te la dico io. Grazie a voi che mi vedete i video. Il comunicamuori degli Iacherini è stato un extra perché te bugano, non capita spesso, te spera. Ma non è mica finita là. La storia continua. Mentre la battaglia imperversava, ero riuscito a recuperare il canale YouTube. Ma i vili, turpi e ripugnanti hackers nel durante se la so presa con Facebook. Il mio pianeta natale. Ci sono nato lì. No! Ma come hanno fatto? Trono, Cesiro, come te pare? Andiamo per gradi. No, anche basta con gli hacker. Va, faccio breve. Avevo detto che avevo cambiato tutte le password delle mail, dei social, dei posti dove vado per spiare il governo, cosa? E tutte le sessioni ho tolto, tranne quella di Facebook. Dell'account mio personale di Facebook. Ma che cazzo ce va nelle impostazioni di Facebook? Solo su Facebook poi, no Instagram. Poi l'account mio era solo per la pagina, non c'era niente. Comunque quello mi ha buttato fuori bello tranquillo come al solito. Autenticazione a 2 fattori, affanculo tutto. Ha cambiato la mail, ha cambiato il numero di telefono. E puff, quell'account non è mai esistito. Quello se sarà scaricato pure i documenti mia. Mi potrà ammazzare col libricino. Tutto questo si poteva risolvere in 2 secondi. 2, 1, 2 risolto. Se si potesse parlare con un cristiano de meta. Ma non si può. È come tentare di afferrare il fumo a mani nude. Più sfuggevoli dell'influencer al fisco quando vanno a Dubai per aprire gli orizzonti. Tranne mo se compri a spunta blu. Che cringe. Ecco perché non esiste assistenza. Ma a me la doveste dare e basta. E qui è veramente stato più difficile, eh. Le ho provate tutte, ho dovuto mettere in mezzo al commercialista. Meno male che pago le tasse. E meno malissimo che non faccio cose strane con i diritti d'autore, no? Dichiaro tutte le entrate del conto, porco zio. YouTube, Twitch, lo shoppettino. Vai nello shoppettino. Le sponsor. Ah no, quelle ne faccio, quindi. Non voglio sapere niente. Io ho dovuto inviare le robe delle tasse per fargli capire che ce lavoro con ste cazzatine. Ebbene sì, e alla fine recuperata pure questa! Grazie Anna, è stata lei praticamente a ripiarlo. E anche grazie all'aiuto di un mio fan che lavora dentro Facebook e che è entrato in Meta e ha cacciato l'hacker prima che entrassimo noi. Un giustiziere solitario. Mello, sei tu! Fine della guerra degli hacker! Per ora. Tolto questo, questo video è per rispondere alle fuck frequently asked quazzi mia. Tipo, trono, ma il trono? Sai, intravediamo una connessione tra il tuo nome e Game of Thrones. E infatti, me lo chiedete sempre. E io ho risposto un po' dappertutto. Ma non pretendo che mi seguiate ovunque. Brutti stalker. Quindi lo dico pure qua. Ma, per rispondere a sta domanda, tocca aprire un parentesone che riguarda la mia personcina intima. Non mi guardare, mi vergogno. A sto punto, ve racconto a chi gli frega. Cosa mi è successo in questi anni? Il vostro trono che cambia nella forma e nel colore dalla pandemia in poi. Diciamo da dopo i primi comunicamuori. Il periodo di tempo in cui mi sono reso conto che me stava na bene. Pure troppo bene. Ce l'avevo, virgolette, 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 fatta, virgolette, virgolette, virgolette. Quindi, buono. E come sei stato, Cesiro Trono, come te pare? So stato malino. Adesso vi farò un ragionamento che non ha un cazzo di senso. La metà di voi la prenderà da Croce Rossina, farà "Oh, sei scemo". E l'altra metà da giustamente "Coglione, sei scemo". Ma tant'è. Com'è possibile, Trono Cesiro, come te pare? Te stava andando tutto bene. Appunto.
Mi sono reso conto che so uno che funziona bene in crisi, come le blatte, le pantegane. Come diceva pure quello Einstein, è dalla crisi che nascono le cose belle. Dal benessere nascono gli NFT. Non sono stato male per il burnout. Magari fisico. Sono un po' stanchino. Ma non mentale. Raga, c'ho cartelle su cartelle de battute, meme, scenette, robe. Penso domette. Lo One Piece di qualsiasi comico. Dovrei accroccarle in qualche modo e faccio lo spettacolo teatrale de 7 ore. Numero magico. E non credo manco sia stata la sindrome dell'impostore. No, no, io faccio ridere in tutti i sensi. Ma sì, non esiste nel mondo un video di 2 ore e qualcosa editati come il mio Watchmen o 300. Orgoglio italiano! Non mi sento di avere la sindrome dell'impostore. Ma forse anche quello che ci ho avuto è una clichettata rara. Perché i primi tempi che facevo sto mestiere mi sentivo fortissimo. Gli dèi erano forti a quei tempi. Una macchina, ossessionato male. Perché avevo degli achievement, degli obiettivi personali che volevo raggiungere. Oltre al fatto, ma questo già avevo detto, pensa che bello avere un riscontro parlando delle cose che ti piacciono. Quindi te credo che stai in botta. Poi partono le sfide personali alla Rock Lee. Voglio arrivare a 1 milione di views con video. Fatto. Voglio arrivare a 100.000 iscritti per il silver buttone e poter dire a mia madre: vedi, vedi, non è tutta una cazzata, c'è gente che ce lavora. Voglio campago sto lavoro senza venner culo, proprio la modalità super hard. Voilà. Ma devi pure pagare le tasse. Raggiunto tutto questo, pensavo che mi sarei detto: ah, mo sto bello tranquillo, non avrò più sta furia nel fai video, nel fai nottate, nel sputa sangue, sudore, lacrime, calli sulla mano, diottrie, l'occhio, e vedi che mi schioppano dell'occhio. Per dire che ho faticato, sul serio, quando mi si dice sei YouTube, io so fiero di esserlo, per come lo faccio io. E invece mi sono ritrovato a non sapere più che cazzo fa della vita mia. La Jack scheletonnata. E all'inizio non capivo nemmeno perché. Te l'ho detto, le battute mi uscivano fuori. La sindrome dell'impostore no. Penso di fare il mio. Non frego i meme. Ho raggiunto tutti gli obiettivi. Primo fra tutti, parlate quello che mi piace. Che cazzo mi succede? Mai avrei pensato di avere sti problemi da rincoglionito. Perché non è che ho risorto la vita mia, devo sempre lavorare per guadagnare. Appunto, il prossimo step, no? Dell'influencer medio dovrebbe essere fa più soldi possibile. Perché non si sa quanto dura sto mestiere. Un anno, 5, 10, poi magari ti si scordano e che fai? E sentivo tutta gente intorno a me che mi diceva: ma fai questo, ma fai quest'altro, ma vaffa l'autore, ma va in TV, ma vaffanculo. Non c'ho velleità da andare in TV, io sto bene su YouTube. Per me la TV è una concorrenza. Siccome mi stavo un po' a perde, ho cercato la motivazione in altre cose. Io avevo risolto quello che interessava a me. Fai video su quello che mi piace. E allora perché mi sentivo così? Perché mi sentivo sempre peggio? Forse perché cominciavo ad aver paura del futuro? Me stavo hamburghesì? Prima eravamo solo io i video. Ah, che bello. Mo so io i video, i gatti, le tasse e tutte cose. E allora mi sono detto: starò meglio, se starò più tranquillo, anche economicamente. E uno se lo può anche di da solo. Autoconvincersi. Di pagare le tasse, di fare più video, di fare più live. Consider vendere le ciabatte. Ma se non te va de fallo, non lo fai. Se sei uno che non vuole la casa sempre più grande, la macchina sempre più grande, la minorenne sempre più piccola. No, dissing a sessantenne medio italiano, no! Non lo fai! A me andava de fai video. A modo mio, col tempo che ci vuole. Quanto sei bravo, Trono, un martire, una testa di cazzo che vuole fa la morale. No, era per dire che ho pensato fosse questo il problema che mi rendeva irrequieto, ma non era nemmeno questo. Anzi, era il fatto che fossi in crisi mio che mi faceva cominciare a dare retta a tutta la gente che mi diceva ste cose. Quindi, ripetiamo, che cazzo mi succede? A una certa, dopo mesi, ho cominciato a capire qual era il problema. Era così semplice. Stava andando a signorine tipo Ross. La motivazione principale: parlare di quello che mannava di parlare. Fa come me pare. Ho capito che parlare troppo delle stesse cose mi cominciava a andare stretto. È umano anche questo, sicuro. Sono entrato in una sorta di catena di montaggio, capito? Non se può fa sto mestiere così. Per fare i video che la gente si aspettava da me. Giustamente! Perché se uno mi conosce per una cosa, vuole che la continui. Io per primo da fan, porco Giuda. Tutto questo poi mi è successo in fretta, dopo anni di arrancamento in sto paese. Non è da sottovalutare. Tutto che va molto meglio di come ti aspetti. Paio d'anni dopo che per tutta la vita
hai soffiato come gatti. Lo sapete, meglio di me. Poi tutto a posto fai. Che succede? Così, così ho fatto. Io sono sempre stato uno che ha lavorato per anni sul serio. Anche editare 20 ore al giorno e lavorare sul serio. Ma anche per questo te senti in colpa. Perché? C'è gente che per 1000 euro al mese sfonda le strade col martello pneumatico senza battere ciglio e lotta per vivere una vita di merda. E io me lo ricordo. Però quando stai male non basta. Non si può fare sto lavoro così. E ti rendi conto che se ti interessa quello che fai, non so i views, non so i sordi, non sarà niente che te farà star tranquillo. È un'ansia continua. Perché ci tieni. Un'ansia senza senso. Penso poi, ma passavano gli anni, perché stavo a parlare di anni, e volevo sempre di più fare le cose che mi sentivo di fa e che stavo a rimandare pure prima della pandemia. Tu ricordi Nightmare Before Muori? Ho aspettato 2 anni prima di farlo perché mi sentivo in dovere prima di fare altre cose. E poi però si vede come è uscito bene, intonatissimo, no magari, però bene, impresa bene, sono fiero di quel video. Mi andava proprio tanto di farlo, ma sai che già avevo detto queste cose. Ma perché è così? E qui arriviamo al B. O faccio altre 40 puntate del Trono delle Spade e One Punch Man, o faccio quello che voglio fare: parlare delle robe del muore, de un po' tutte, e che possibilmente non vadano avanti per tanti episodi. Ma non perché non mi piace più il Trono delle Spade, anche se il finale mi ha ammazzato l'entusiasmo, onestamente, ma vabbè. Ma perché le farei ora come ora, con la mano sinistra. Qualcosa tirerei sempre fuori, eh? Voi ridereste sempre, per carità. Ma io no. E se sentirebbe, come si è sentito per qualche video, non per forza GOT, in quel periodo, che non stavo bene. Il punto non sarebbe manco scriverlo, ma poi editarlo per settimane, mentre penso, voglio fa quell'altra cosa. Non si fa così. GOT non so merita. Ma ve lo dico mo che sto meglio, per questo ne parlo. Non voglio fa piagnina, ma sto meglio. Però forse non v'ho fatto capire bene. Sto stato male, eh. Ho fatto cose, ho litigato, ho spaccato. Ma mo sto meglio. E sto pezzo praticamente non l'ho scritto perché sto aggiungendo cose, compresa questa. Dopo la fine della guerra degli hacker era qua. Io che mi fregio di scrivere dei testi che abbiano un senso, una linearità almeno. Quando da briglia sciorta non si è capito niente, vero? Mi sono ripetuto 600 volte. Perché è quello che ho provato, non quello che ho scritto. Man mano che mi ricordo le cose le aggiungo. Insomma, Rocky 3. Siamo tutto riassumere con Rocky 3. Non proprio, ma dai. Vedi, 3 anni fa tu eri soprannaturale. Ma poi è capitata la cosa peggiore che possa capitare a qualsiasi. Comico. Ti sei civilizzato. Che ti sta succedendo? Domani. Continuiamo domani. Non esiste domani. Non esiste domani. Insomma, io mi chiedo com'è possibile che tutto quello che era bello è diventato così brutto. Hai fatto quello che io e tutti gli altri pensavamo che tu dovessi fare. E vorresti dirmi che quelli videi non erano veri? Ma io non ci credo. Ma non ha importanza se te lo dico io. Non ha importanza perché sei tu che devi superare questa cosa. Liberatene. Ma tu devi convincerti per delle vere ragioni. Non per la gente, né per i soldi, né per me, ma per te. Tutto a posto. Non voglio fare il video, siate preoccupati. Ve lo sto di apposta dopo. Tutto questo si chiama crescere. Tutta sta pappardella era per dire che mo capisco quando senti la gente, ma come aveva tutto e sta male. Io ve lo auguro, non sta male, ma di svoltare quello che volete fare. Come me nel mio piccolo, quello che volevo fare i video. Se volete svoltare più in grande, io ve lo auguro. E ve auguro di non averci qualche contraccolpo, perché ognuno c'ha il suo. Tutta una serie di cose mi hanno fatto sbroccare, destabilizzare. Non è mai una cosa sola, è sempre tutto un insieme. Te stanna bene, ma tu vuoi fare altro. E i sensi del dovere e de colpa. Ma perché mi lamento? E allora stai sempre peggio. Tutta una serie di cose che te fanno fa puff. Ma lo so meglio. Apposta perché, non lo so, mi pare la mia naturale evoluzione del canale. Ma tutto a caso, eh. Dal primo speciale di Death Note non è che me ci sono messo là. Mo faccio il musical. Mo faccio la storia vera. Perché mannava. Perché volevo sperimentare. E anziché far Trono delle Spade, a sto punto faccio la storia vera. Sempre con un approccio da appassionato. Lo dico all'inizio di ogni video. Cito le fonti. Leggo, ricontrollo 200.000 volte. Perché mi cago di sbagliare. Tutto giusto, mi hanno detto. Gente ha dato esami, si è laureata con i miei video. Ma questa è un'altra storia. E in questa mia evoluzione random si è formato, sempre a caso, anche un palinsesto. Verso metà anno, più o meno, faccio il video storico. Mo a settembre rifaccio il Signore degli Anelli. 2 torri 2. Pure quelle. Mica ho mollato, eh. E quindi anche settembre, ottobre, forse pure novembre, ce l'avevamo parati. Ogni tanto un libricino del Muori, che mi dite sempre continua, continua. Ma non manca tantissimo, eh. Alla fine, non ha e mezzo. Dite sempre non lo finisci mai. Ma quando finirà sarete tristi. Ci avete mai pensato?
E anche Death Note, per esempio, lo voglio finire. Perché me va? Bisogna fare le cose che te va de fa. Ma anche perché lo merita. No, nel senso, lo merita il video, lo merita che si senta che è una impresa bene. Anche se mi porta meno views rispetto al video sulla storia, sul Signore d'Anelli. Ti va a cazzi, via, via. E poi in mezzo spruzzatine dei specialini. Vedi, un po' l'inzesto. Adesso poi ogni tanto scelgo di dormire. Pensate, mi sto viziando. Ma prima fai uscire più video, Trono. Sì, ma erano dei 15 minuti, 30 massimo. Mo sono ora standard, 2. E poi io lavoro da solo. Non ho montatori, non ho autori, non ho un cazzo. E per il futuro, siccome ora più che mai si è capito che non si sa quanto uno sta in giro, voglio fare anche le grandi opere letterarie che mi chiedete sempre. Perché sono curioso io di leggere, contrapposte alle trasposizioni come Hunger Games, Le Cronache di Narnia, Twilight. No, quello no. Magari il primo, un San Valentino. Le grandi opere. Quindi, per essere chiari e per rispondere alla domanda, riprenderai Got e One Punch Man. Per adesso no. How could this happen to me? Ma poi chissà, magari ci tornerò. Per esempio One Punch Man, vorrei anch'io parlare di Garou. Ma poi dovrei fare tutte le puntate, so troppe. Anche se una parte piccina in me, ossessiva compulsiva, mi dice: devi finire. Non ve pensate che non l'abbia. Devo trovare un modo. Magari faccio un video unico, ma non adesso, ragazzi. Faccio sto video apposta per dirlo. Non chiedetemelo, che soffro, perché mi dispiace. Quando torna Got, io faccio Che altro dire? Ho fatto un sitarello del Muori, dove sono raccolte tutte le cosette mie, compreso lo scioppettino. Sì, ho tolto le vecchie magliette perché non le facevo io e il prezzo si stava alzando sempre di più. Io ho messo i miei guadagni al minimo per farvela avere e bla bla bla. Quanto sei bravo! Non è per questo, ma perché ogni tanto mi mandavano le mail con scritto: guarda, t'abbiamo alzato il prezzo noi perché se no andavi in perdita. Ah, bene, ogni business sano è così. Ma se una maglietta deve costare 25 euro, ok, l'aumenti, ok, inflazione, a sto punto le faccio io. Anche perché ogni tanto non arrivavano, voi mi scrivevate e io ho risolto ogni volta che qualcuno si rivolgeva a me e non al servizio clienti loro, che dovevano farlo in teoria. Ogni volta ho risolto, a costo di rimborsarli io personalmente. Cicciate fuori i testimoni, non mi fate fa figure. Per ora nello shop ci sono solo gli stickerini. Ma va che bel cobiglietto da visita! Stile American Psycho. Sempre per il meme. Vediamo il biglietto di Paul Allen. No! Vediamo il biglietto del Trono del Muori! Autografati a mano! Uno per uno da me! E grazie al cazzo! Gli altri, la gente diversa da me, perché io sono diverso. Vende uno sticker a 3-4 euro l'uno. Guarda quanti! Guarda! Con busta in nero gioioso! Ma Trono, questa è una marchetta! Sì. Ma a me stesso! Tanto finché campo io, non si sa quanto, campa pure il sito. Sto sicuro che sarà lì e non scapperò coi soldi. Forse. Ma allora, Trono, qual è la differenza tra la pubblicità di YouTube e le sponsor? Ti devo veramente spiegare la differenza di una pubblicità con cui io non ho un cazzo a che fare, che esce random su YouTube, con io tipo ora che mi umilio. Piacere Emilio, piacere umilio, dicendoti compra compra nello shoppettino. O peggio, me sento le sponsor in generale. Compra sta boiata mai vista. Sta né sentita, ma me pagano? Veramente devo spiegare? No, ok. O così o vende le chiappine. E avete visto cosa succede se clicco sulle robe? Infine, ci vediamo a settembre con la parte 2 dei Promessi Muori. Non me sfondo per farla uscire entro fine luglio, raga. La voglio fa bene. Userò quest'estate anche per leggere il Silmarillion, il Silmarmellone, di roba del mondo di Tolkien, per le due torri, che esce dopo i Promessi Muori. E in mezzo, detto. Va bene? Ah, non v'ho detto che mentre faccio tutto questo mi toccherà cerca casa. Mi devo trasferire che devono fare i lavori. L'altro anno mi è esploso il bagno. Chi mi segue in live lo sa. Ho cagato nei secchi per fare i video. Ma questa è un'altra storia. Dove cazzo vado? Devo svuotare tutto. Non so manco se torno qua. Vabbè, si risolve. Buone vacanze! Ciao ciao! Ma manca solo una cosa. O sapete cosa? Visto che mi seguite da così tanto. Proprio quello. Il face reveal. Il faccia rilevaggio. Ecco.
Ripetiamo anche questo che è propedeutico. Già l'ho detto perché non me faccio vedere, andate a vedere i video vecchi. Ma mi si aggiungono domande del tipo: sei timido? Ti vergogni del tuo aspetto? Ma te che? Un sacco di gente non si fa vedere perché è timida, ci posso stare. Ma io no! Tra l'altro abbiamo visto, non si sa quanto sei dura, e voglio che si esplode tutta sta pagnotta del web, io possa tornare tra i civili, nell'oscurità. E poi soprattutto, regà, meno sapete di me, più conservate l'aura di sicurezza. Ma non per me, per voi. Io so fallace, c'ho un sacco di difetti, di cazzi. Si è visto in sto video, in sta sequela di cose che ho detto random in live. Quindi lo faccio per voi. Io non so importante, è meglio essere un'idea. Ma forse, chissà, Star Trek, quando saranno 7 anni di canale...